Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti anche a tutti i nuovi iscritti. In questo video vado a realizzare un quadro molto molto particolare, molto speciale perché per realizzarlo ho utilizzato ben 10.000 diamanti. Il kit per realizzare questo quadro lo trovate online sul sito artluna.it. Vi lascio giù nell'info box tutti i link. E si trova appunto il kit completo all'interno di questa scatola, quindi vi arriva direttamente a casa con tutto il necessario per poterlo realizzare. Ma prima di andare a vedere che cosa c'è all'interno della scatola, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e cliccate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale. Allora, questo è tutto quello che si trova all'interno della scatola del kit. E devo dire che c'è praticamente tutto, non c'è bisogno di nulla. Qui ci sono tutti i diamantini, io ho scelto quelli a base quadrata, ma ci sono anche quelli a base rotonda, quindi potete scegliere voi quali preferite. E ci sono tutti i diamantini appunto già numerati e sono quelli dei colori appunto del disegno che ho scelto io. Poi qua c'è una pennina, questa pennina ha un foro da questo lato, un foro tondo che poi vi mostro insomma come si utilizza, e da quest'altra parte invece c'è una base piatta e anche questa vi mostro come funziona. Un piccolo vassoietto, un pezzo di biadesivo, una parte, un rettangolino di credo sia cera. Una pinzetta con le punte molto appuntite e un'altra pennina che è qualcosa di favoloso, cioè il kit vale solo la penna, credetemi. E ovviamente la tela su cui c'è la base numerata e già adesiva. Il kit, forse non vi ho detto, è davvero molto molto economico perché partono da prezzi molto bassi, sotto i 10 euro, che ovviamente aumentano in base alla dimensione del disegno. Io ho preso quello più piccolo, che è un 25x25, ma ci sono anche disegni molto molto grandi. Dunque, cominciamo a vedere come si utilizzano i vari strumenti andando a prendere la pennina, quella classica, diciamo. Andiamo a vedere come funziona. Si prende la cera e si va a riempire il foro della penna. Questo serve per fare in modo che la perlina si incolli più facilmente alla penna. Cosa vado a fare? Per non far malanni, taglio un quadratino alla volta. In questo modo evito che la polvere si appiccichi sulla parte adesiva e quindi con il risultato che poi le perline non si incollino più. Dunque, in questo piccolo quadratino, insomma, che ho ritagliato, la mia prima lettera è una M. Quindi vado a cercare sulla leggenda qui a fianco dov'è la lettera M e a che numero corrisponde. E la mia lettera M corrisponde al numero 21, quindi vado a prendere il sacchettino con il numero 21, ne verso una piccola quantità nel mio caso perché ho tagliato solo un piccolo pezzetto, ovviamente se fate tutto il quadro ne mettete un po' di più. Questo vassoietto ha l'utilità di girarvi praticamente tutte le perline dalla facciata in cui vi serve prenderle, quindi tutte con la facciata alta verso l'alto, andando semplicemente a scuoterlo. Avete visto, tutte le perline si sono rivolte verso l'alto, quindi io ne prendo una e la appiccico sulla letterina corrispondente. Questa penna da questo lato funziona appunto in questo modo. Allo stesso modo, questa bellissima penna da questo lato ha la stessa funzione, con l'unica differenza che non ha bisogno della cera perché è già una punta cerata. Quindi ne prendo una e la attacco sulla casellina corrispondente. Ok,
Allora, le mie lettere M sono finite. Vado a premere o a spostare, nel caso, con l'altro lato della penna le perline e reinserisco dentro al sacchettino le perline che mi sono avanzate, ripeto, nel mio caso, perché sto realizzando un piccolo pezzettino alla volta. Volevo mostrarvi come funziona questo lato qua. Questo lato qua serve per prendere più perline alla volta, quindi allo stesso modo di come ho realizzato la punta dall'altra parte, vado a realizzarla anche da questo lato e vado a prelevare un pezzettino di cera. Okay. In questo modo, come vedete, ho riempito tutta la base. Prelevo la mia fila di perline e questa ne preleva appunto di più, molte di più. Ecco qua, ho prelevato le mie perline, sono 10. Con la mia penna vado appunto a posizionare tutte le perline partendo dall'angolo, quindi posiziono, diciamo, la prima perlina e poi posiziono anche tutte le altre andando a distendere appunto la penna. E ho posizionato. Ok, vi ho spiegato più o meno a grandi linee quali sono i metodi che ho utilizzato io per realizzare questo quadro e per appiccicare le varie perline, anzi i diamanti. Ho continuato a realizzare, insomma, tutto il mio quadro un pezzettino alla volta. Anzi, ho iniziato con un pezzettino alla volta, poi mi sono stufata e ho continuato con un colore alla volta. Adesso, per esempio, sto realizzando la parte inferiore del disegno, che è sui viola e sui grigi. Qui sono andata abbastanza avanti, ho quasi terminato tutta la parte inferiore del quadro, mentre mi mancano le due parti laterali e la parte superiore del disegno e un pochino della parte centrale dove c'è disegnata la Tour Eiffel, tanto ormai il disegno ve l'ho svelato. Quindi continuo con un altro colore. Questa volta sto realizzando il rosa e sto facendo i due angoli superiori e quindi anche qui mi metto ad incollare tutti i diamanti e per andare più comoda ho girato il disegno al contrario. Ed ecco qui sono le ultime perline, sono quelle che ho dimenticato per strada, quindi ho quasi ultimato il disegno, mi rimangono giusti 5 buchini, 2 con la lettera D e 3 con il numerino 8. Ed ecco qui vado ad inserire anche gli ultimi quadratini. Non sapete che emozionante che è quando andate ad incollare gli ultimi diamanti. Ed ecco qua, il quadro è completamente terminato. Devo dire che è stato un passatempo molto rilassante, molto bello, molto divertente realizzarlo. Mi è piaciuto davvero un sacco ed ecco qui il quadro terminato. Non sono stata bravissima ad incollare i diamanti con la penna a 10 diamanti, quindi devo migliorare un pochino. Ma con la penna, col diamante unico, invece, insomma, mi sembra di essere stata abbastanza brava e precisa, ma fatemelo sapere sotto voi nei commenti. E niente, con questo è tutto. Questo appunto è il risultato finale. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che vi sia tornato utile. Fatemi sapere cosa ne pensate del soggetto che ho scelto o del tipo di quadro, insomma, che ho realizzato, se l'avete mai provato a realizzare anche voi. Quali sono i vostri consigli e le vostre dritte per realizzare un quadro di questo tipo? E niente, con questo è tutto. Io vi ricordo di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!